Nel viaggetto che avevo fatto qualche tempo fa, vi avevo detto, ecco, che mi erano venuti in mente alcuni spunti e oggi ve ne racconto un altro. È il fatto che, in quel caso, io il viaggetto che ho fatto è nel barocco siciliano, nelle città del sud della Sicilia, Ragusa, Siracusa, Modica e via dicendo. Ma è un parallelo che potete fare con qualsiasi altra città o paese che possiate anche voi visitare o conoscere sicuramente, è il fatto che mi sono chiesto: ma una volta erano più ricchi? Come potevano permettersi dei palazzi come quelli così grossi, riccamente decorati? Appunto, in quel caso che vi dicevo è il barocco, per cui eccessivamente anche decorati con fregi, lavorazioni, dei balconi pazzeschi, cornicioni con tutte le lavorazioni, ma senza andare nell'esagerazione del barocco, che appunto è un'esasperazione del decoro, basta guardare anche tutte le città rinascimentali, neoclassiche, eclettismo, Art Nouveau, cioè parliamo di tutte grosse decorazioni e grossi costi anche. Per poi arrivare nella contemporaneità, che certo per noi la decorazione è mai uno spreco, un eccesso, non si usa più farlo, e sono io il primo che, se devo progettare qualcosa, non vado a pensare alla decorazione rococò, ma alla cosa più essenziale e anche economica, ma proprio perché non c'è neanche più una ricchezza tale da poter fare degli edifici del genere. O perlomeno, se togliamo il costo di quelle decorazioni, dovrebbe trasformarsi in una maggiore ricchezza o grandezza dell'abitazione. Ma questo assolutamente non corrisponde. E allora mi sono chiesto: perché una volta erano più ricchi di adesso? Cioè, adesso si fa fatica addirittura a mantenerle in piedi questi beni architettonici, cioè pieno di città che comunque. O c'è il concetto di gentrificazione, cioè significa che chi comunque abitava nel centro storico e poi quella zona viene valorizzata, vengono, diciamo, si compra l'appartamento e quindi, o comunque meno ambiente, deve spostarsi, e questo è un processo di gentrificazione, si chiama. E quindi allora a quel punto ci sarà qualche investitore che va a mettere, ad investire e a restaurare questi edifici per poter, diciamo, vendere per un lusso. Effettivamente, gli appartamenti in un centro storico delle città sono appartamenti di lusso. Allora, a quel punto, sì, riusciamo a mantenerli ed avere un bel patrimonio architettonico nelle città, ma tante volte in tante città, mi viene in mente Napoli, per esempio, o Palermo. O per esempio anche Catania, che ho visitato da poco, ecco, queste città sono alcuni esempi, ripeto, ci saranno tanti altri, però che si vede delle architetture, dei palazzi bellissimi che però sono in decadenza proprio perché non c'è la base economica neanche per mantenerli. E quindi qual è la risposta? Ci ho pensato un po', obiettivamente una risposta precisa non ce l'ho, non sono forse la persona più adatta nell'analizzare il contesto storico, economico di una volta. Una cosa che mi è venuta in mente è che probabilmente c'era un'economia più ristretta, per cui la ricchezza restava all'interno di un paese, e quindi se nel Rinascimento, per esempio, c'era una ricchezza dovuta a poche famiglie, ma che poi veniva ceduta nella lavorazione delle case, nella lavorazione del ferro, in tutte le maestranze per fare, a loro volta anche loro potevano avere i soldi per potersi permettere una casa più bella, ed è una catena che appunto può permettere più soldi, un circolo di soldi all'interno del paese. Mentre se pensiamo adesso, magari siamo più propensi a comprarci un iPhone di 1000 euro e quindi dare soldi a Steve Jobs o comunque all'Apple, e quindi distribuire la ricchezza all'esterno, anzi di pensare agli uomini più ricchi del mondo, che c'è Bill Gates con Windows, per cui abbiamo i computer, per cui ci dobbiamo permettere la Tesla o quindi l'auto anche americana, così come Facebook o tutte le persone effettivamente più ricche del mondo,
Jeff Bezos che Amazon, no? Che hanno acquisito una ricchezza enorme, ma che non abbiamo nei nostri paesi, non ce l'abbiamo noi, l'abbiamo distribuita, per cui forse l'attenzione non ricade più sull'abitazione, ma su tutti gli accessori vari che dobbiamo avere. Ecco, forse, ecco, sempre forse, perché non ho un'idea precisa, semplicemente una riflessione che mi è venuta in mente, non si ha più un'attenzione nell'architettura. Ci interessa avere un appartamento che magari andiamo ad arredare all'interno, con molta attenzione, spendendo soldi, giustamente perché uno ci vive, ma vedo sempre, ecco, poca attenzione nel dove abito. Per me, sono, per carità, sono anche un architetto, ma l'edificio esterno, per me forse anche più importante dell'interno, per me è indispensabile, ve l'ho sempre anche detto, il contesto, il verde che ho bisogno, non che tutti debbano avere delle villette, ci sta anche il condominio, ma vi avevo anche raccontato di un articolo che della Svezia che se non gli dai comunque un parco vicino, difficilmente riescono a vendere degli edifici, e quindi poi è tutta una catena che in quel caso nasce più delle città più verdi, proprio perché è anche una richiesta delle persone. Vabbè, sono alcune dinamiche, qualcosa, una riflessione che mi è venuta in mente e vi condivido, ecco. Spero che possa essere anche interessante per voi, o comunque vedere le città con occhi diversi, non solo magari i negozi che stanno al piano terra, ma alzare lo sguardo e vedere questi edifici che in tantissime città italiane. Non stiamo parlando di architetture particolari del palazzo X, ma di tanti palazzi che sono delle opere architettoniche notevolissime, che sono state fatte, costruite, pagate in tempi passati e che effettivamente, se ci pensate, non potremmo neanche più permetterci. Ah, un'altra considerazione, la manodopera una volta costava molto, molto meno. Se parli di, non so, fare una scultura, di una decorazione, sicuramente c'erano molte più maestranze che lo facevano, quindi il prezzo era molto più basso. Se devi coinvolgere un artigiano di adesso, che sono pochissimi, ovviamente si fa pagare e quindi non, a prescindere sarebbero dei costi troppo elevati. Ecco, questa è un'altra considerazione. Comunque, come vi dicevo, ci saranno tantissime altre dinamiche economiche, storiche, psicologiche, come vogliamo dirlo. Era semplicemente così per condividere una riflessione che mi era venuta in mente.